Trieste, città della tolleranza religiosa, città dell'inclusione dei diversi, città cosmopolita capace di integrare apporti provenienti da luoghi remoti dell'Europa e del Mediterraneo. Questa è una delle immagini più significative e più intriganti della città. Purtroppo nel corso del Novecento le passioni nazionali e ideologiche hanno gravemente intaccato lo spirito di convivenza e il costume civile. Trieste così è diventata uno dei simboli amari della forza distruttiva della contemporaneità. Fortunatamente però il filo tenace della tolleranza e dell'apertura all'altro non si è mai interrotto. Seguire nel tempo quel filo di speranza è il proposito di questo documentario, che è il secondo della serie Le vie della memoria. Il primo infatti era stato dedicato ai luoghi delle violenze del Novecento. Anche questa nuova puntata presenta una serie di schede che disegnano un percorso lungo i secoli, dal Medioevo fino ad oggi. Lo seguiremo accompagnati da alcuni esperti, storici, storici dell'arte e componenti delle diverse comunità che hanno le loro radici a Trieste. Lascio ora la parola alla professoressa Giovanna Paolin, curatrice del progetto, che ci racconterà cosa significano per Trieste questi due termini, tolleranza e inclusione. La parola tolleranza è guardata oggi effettivamente con un certo sospetto. È una parola che implica infatti accettazione parziale di un altro che viene visto come qualcosa che bisogna tollerare, sopportare, accettare con dei limiti. E quindi giustamente è stata superata da un concetto molto più aperto, che è quello dell'inclusione. Spostando l'argomento sulla nostra città, è un discorso molto importante. Perché? Perché la città, molto piccola, molto travagliata nella sua storia, aveva elaborato proprio un costume di inclusione. L'accettazione del diverso, l'inglobamento di quanti volevano partecipare alla sua storia, portando l'esperienza, cultura ed altro, era una parte integrante della sua civiltà. Questo è stato valorizzato poi dall'arrivo del fenomeno settecentesco del Porto Franco. Per Trieste è stato molto facile a quel punto accettare nuove comunità, nuove realtà. È una storia che è andata avanti in un 800 e primo 900 di grandissima importanza, grandissimo rilievo. Il problema, certo, a un certo punto si è intersecato con il sorgere di nazionalismi, difficoltà. Il Novecento poi è stata una storia molto molto difficile, molto dolorosa, e solo recentemente si è potuto ricomporre in qualche modo una tradizione antica che sembrava dimenticata, che in parte era sopravvissuta in realtà nel vissuto quotidiano. Nella storia più recente, parliamo degli ultimi decenni, questo cammino finalmente si è rinnovato, si è andato ricomponendo con grande speranza per il futuro di riuscire a ritrovare il cammino dell'inclusione.